Live Social. Ben ritrovati amici di Live Social per un'altra intervista, un'altra storia qui con noi per raccontarvi le nostre eccellenze, i nostri mestieri, i nostri professionisti sul territorio italiano. Oggi andiamo in Sicilia, nella bellissima Sicilia, per parlare di un'attività sportiva. Ne parliamo insieme a due professionisti. Io do il benvenuto a Live Social a Maurizio Benenati e Silvia Catina, che hanno un tennis club a Rocca di Capri Leone in Sicilia. Ciao entrambi, benvenuti. Buon pomeriggio. Ben trovati, grazie di aver accettato allora innanzitutto il nostro invito. Parlateci un po' di quello che è l'attività all'interno della vostra associazione sportiva, del vostro tennis club. Qualcuno dice che è uno sport che si può praticare da quando si ha 5 anni fino a quando se ne hanno 85. Dunque va bene per tutte le età, sia per le ragazze che per i ragazzi. Diciamo, è uno sport coinvolgente, ecco. Quali sono le parti muscolari del corpo che chiaramente in gioventù possono essere così migliorate dal tennis? Ovviamente braccia, spalle, gambe, queste sono le, in genere, le... Ecco, quindi è uno sport che può essere diciamo di supporto anche per la crescita dei giovani, no? Sì, sì, sì. È uno sport che è definito da molti asimmetrico, perché sviluppa di più una parte del braccio rispetto all'altra, soprattutto perché fa un rovescio ad una mano. Sì. Certo, per i bambini va bene, per i bambini. Senti Silvia, raccontaci un po' del tennis club Rocca di Capri Leone. Dove siete? Dove vi trovate in Sicilia? Quali sono le caratteristiche del vostro tennis club? Allora, diciamo che il tennis club di Rocca, appunto, è situato a Rocca. Noi siamo a Rocca in provincia di Messina. È un piccolissimo comune a 90 km circa da Messina. E nulla, nasce tutto, diciamo, il presidente Benenati ha sempre avuto questa passione ed è riuscito a trasmetterla inizialmente ad un piccolo gruppo di ragazzi. Diciamo che è nato proprio anche tra lo scetticismo di tutta la comunità, perché non solo Rock, ma diciamo tutta qui la zona, diciamo che il calcio è lo sport prevalente, dunque iniziare ad incrementare un circolo tennistico, diciamo, è stata una bella scommessa, ecco. Però dal 2015 a oggi abbiamo visto soltanto ottimi risultati e in continua crescita. Poi diciamo il nostro circolo è situato all'interno di un parco urbano qui a Roma, in mezzo al verde, ed è veramente qualcosa di bellissimo. Zero. Maurizio, Silvia, grazie di aver partecipato a Live Social. Grazie a voi. Grazie mille. Noi andiamo avanti con altre interviste e storie. Mi raccomando, restate con Live Social. Live Social.